Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo video qui sul canale. Torniamo a parlare di Guardian Games perché appunto siamo chi più chi meno alle prese con il farming di questo evento. In questo video vado a spiegarvi brevemente quali sono i migliori metodi per prendere per voi i vostri allori e poi quale carta andare a scegliere per massimizzare il vostro raccolto, diciamo così, di medaglie. Allora, prima di tutto partiamo dai luoghi, andiamo a vedere quali sono i migliori luoghi per appunto farmare i nostri allori. Allora, sicuramente Shuroji è uno di questi, dovete semplicemente entrare appunto all'interno del ultimo desiderio e mettere il desiderio alla fine della stanza, come sempre accade, oppure trovate qualcuno che vi passi un check per fare soltanto lo step di Shuroji e appunto uccidere tutti i mob che sono all'interno del primo step. Altro modo molto molto remunerativo è quello di fare il trono infranto, sempre nella città sognante. Il problema è che qui bisogna arrivarci a quel punto, oppure anche qui trovare il check, quindi diciamo che forse non è il migliore di tutti. Secondo me la cosa migliore da fare è quella di entrare dentro la morsa della cupidigia, cioè il dungeon dei 30 anni. Qui dentro all'inizio trovate appunto la caverna, dalla caverna spawneranno tantissimi nemici all'infinito, sempre e comunque, e soprattutto dropperanno i famosi engrammi. Questi engrammi, una volta che ne avete raggiunti 10, vi ricaricheranno le abilità e la super, quindi molto molto utile da avere, visto che per gli allori dobbiamo fare kill con le abilità. Quindi entrate qui dentro, fate le maliarde perché sono quelle che vi romperanno di più le palle, e poi cominciate a spammare abilità lì dentro. Allora, sicuramente per quanto riguarda gli stregoni, la rocca controversa farà al caso vostro. Ogni hit della granata sui nemici vi farà ricaricare la granata molto ma molto in fretta, quindi basterà tirarne una caricata lì dentro per averla da lì a pochi secondi, quindi su questo andate tranquilli. Per quanto riguarda il titano invece, la miglior combinazione secondo me da utilizzare è l'elmo, quello indistruttibile, con la sottoclasse ad arco di sopra. Perché? Perché ci permetterà di ricaricare le granate ogni volta che appunto faremo una kill con la spallata caricata, e in più l'elmo indistruttibile ci permetterà di ricaricare la spallata ogni volta che faremo una kill. Quindi tirate granate, fate spallate lì dentro, e se volete ogni tanto sparate anche una super, perché tanto, come vi dicevo, avete la possibilità di ricaricarvi dopo che avete raccolto appunto 10 engrammi. Cacciatori, sinceramente anche qui io andrei con quello ad arco ed eventualmente il lampone fortunato. Il lampone fortunato vi permette di ricaricare la granata saettante ogni qualvolta hittate 5 o più nemici, siccome lì dentro ne spawnano parecchi. Ogni volta che appunto tirate una granata lì dentro dovrete essere tranquilli di aver recuperato l'intera granata. Se così non è, comunque in ogni caso potete ucciderli, finire di ucciderli, raccogliere 10 engrammi ed eventualmente fare una super. Vedrete che poi avrete sicuramente modo di recuperarvi appunto le vostre abilità. Ok, una volta fatto il farm degli allori, mettete caso che siete arrivati a 500, a questo punto dobbiamo scegliere e andare a fare una carta. Allora, la carta che sicuramente è quella più veloce da fare e sicuramente quella che vi metterà nella condizione di farmare nel minor tempo possibile è quella dei settori perduti. I settori perduti vi chiederà di fare naturalmente il settore perduto giornaliero a difficoltà elevata, quindi o leggenda o maestro. Calcolate bene che questa cosa qui ovviamente si può fare in solo. Nelle due run che vedete qui nel gameplay ho fatto un giro a leggenda e ci ho messo circa 3 minuti nel settore di oggi, e un giro a maestro e ce ne ho messi circa 5, quindi non è che la differenza sia enorme. Naturalmente calcolate che dovete avere le armi giuste e anche un livello di luce decente per poter fare quello al 1580. Però tenete a mente che non è necessario fare il settore perduto in solo, così come per prendere le esotiche, ma potete entrare tranquillamente in gruppo e farlo quindi in tre. Questo vi permetterà di ridurre tantissimo il vostro tempo di completamento e quindi portarvi a casa subito nel giro di 1-2 giri, in base a quante kill farete, la vostra carta platino, quindi non oro, facciamo direttamente quelle platino. Ovviamente all'interno non scordatevi di mettervi il vostro oggetto di classe per eventualmente recuperare un po' di allori. All'interno del settore perduto non ci sono tantissimi nemici, quindi non riuscirete mai a farne abbastanza per poi riprendervela subito dopo, però potete tornare per pochissimo tempo all'interno appunto del dungeon e fare anche qui la stessa cosa. Eventualmente nel dungeon potete anche stare in tre o appunto rifarlo da soli, questa ovviamente è scelta vostra in base al vostro metodo di farming, però queste due cose sicuramente sono le migliori
per poter fare le medaglie platino, che sono quelle ovviamente che valgono di più, nel minor tempo possibile. Come sempre io vi chiedo qui sotto di lasciarmi un commento per farmi sapere voi che metodo state utilizzando, se preferite fare altre attività, se preferite andare a farmare gli alloreni in qualche altra parte, se preferite magari fare la playlist degli assalti o qualsiasi altra roba. Come sempre scrivetelo qui sotto anche per dare spunto a tutti gli altri giocatori che cercano informazioni. Io spero che il video come sempre vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima.